Fu un attimo assolutamente straordinario e con ogni probabilità tutto durò davvero solo un attimo, come pare accada in quei sogni che ci sembrano invece lunghissimi. A distanza di anni, Maigret avrebbe potuto ancora indicare il luogo preciso in cui era successo, il punto del marciapiede dove stavano i suoi piedi, la pietra su cui si profilava la sua ombra. Avrebbe potuto non solo ricostruire la scena in ogni minimo dettaglio, ma persino ritrovare l'odore diffuso, le vibrazioni di quell'aria che aveva il profumo dei ricordi d'infanzia. Era la prima volta quell'anno che usciva senza cappotto, la prima volta che si trovava in campagna alle 10 del mattino. Anche la grossa pipa sapeva di primavera. Faceva ancora fresco. Maigret camminava a passi pesanti, le mani nelle tasche dei pantaloni. Félicie gli camminava accanto leggermente più avanti, costretta a fare due passi rapidi per ognuno dei suoi. Erano arrivati davanti a un nuovo negozio con i muri di mattoni rosa. In vetrina c'erano cesti di verdure, due o tre formaggi e dei sanguinacci su un piatto di ceramica. Félicie corse avanti, tese il braccio, spinse la porta a vetri. Fu allora che scattò la suoneria e fu allora che il fenomeno si verificò. Non era una suoneria qualunque. Dietro la porta erano appesi dei tubi di metallo leggero che urtandosi producevano come un carillon, una musica celestiale. Una volta, quando Maigret era ragazzo, nella salumeria del suo paese, che era stata appena rimessa a nuovo, c'era un carillon come quello. Il tempo parve fermarsi. L'attimo presente rimase sospeso e Maigret si sentì davvero fuori dalla scena che si stava svolgendo. La osservò come se non fosse più il massiccio commissario che arrancava dietro a Félicie. Era di nuovo il bambino di allora che, nascosto da qualche parte, se ne stava a guardare senza essere visto, con una gran voglia di scoppiare a ridere. Su via, siamo seri. Che ci faceva quel signore dall'aria severa, imponente, in uno scenario da paese dei balocchi, dietro quella Félicie che con il suo ridicolo cappello rosso sembrava uscita dalle pagine di un libro illustrato? Conduceva un'indagine? Si stava occupando di un omicidio? Cercava il colpevole? E tutto questo mentre gli uccellini cantavano, mentre l'erba era di un verde innocente e i mattoni rosa confetto e dappertutto c'erano fiori appena sbocciati e persino i porri nella vetrina sembravano mazzi di fiori. Se ne sarebbe ricordato in seguito di quell'attimo e non sempre con piacere. Per anni, in certe ridenti mattine di primavera, i colleghi del Quai des Orfèvres avrebbero conservato l'abitudine di rivolgersi a lui con un misto di serietà e di ironia. «Senti, Maigret, che c'è?» «C'è Félicie!» E allora lui la rivedeva, sottile, con i suoi vestiti chiassosi, i grandi occhi color non ti scordar di me, il naso impertinente. E il cappello, poi, quel terrificante cappellino rosso piazzato in cima alla testa con una lunga penna verde cangiante infilzata come una freccia. «C'è Félicie!» Il commissario sbuffava. Lo sapevano tutti che Maigret si metteva a sbuffare come un orso quando qualcuno gli ricordava Félicie. Quella ragazza gli aveva dato più filo da torcere di tutti i duri che aveva spedito in galera. Quel mattino di maggio
Felicie era lì davvero, davanti alla porta del negozio. Sopra le pubblicità di un amido e di un lucidante per metalli, c'era una scritta in caratteri gialli «Melanie Choi Emporio». Felicie se ne stava lì, in attesa che il commissario riemergesse dal suo sogno. Finalmente Maigret si mosse, rientrò nella vita reale e riprese le fila dell'indagine sull'omicidio di Jules Appy, detto Gamba di Legno.